La facciata del castello, illuminata da fuochi e luci tricolori, fa da sfondo a quasi 90 strumentisti. La piazza di Marostica sta per tornare a popolarsi di pedoni e alfieri, torri e cavalli, ma in attesa del Re Nero la scena è tutta per le penne nere. Il concerto della fanfara dei congedati della Brigata Cadore precede di quasi una settimana la prima della partita a scacchi e di qualche mese il via ai festeggiamenti per il secolo di attività della sezione alpina. Gli auguri ragazzi, siete stati grandi. 100 anni meravigliosi. Dopo 2 anni di pandemia cerchiamo di rinascere con queste occasioni, con queste manifestazioni. Più di 1500 gli spettatori sulle tribune già allestite dalla Proma Rostica per la storica rappresentazione in costume. In tanti, da lì, hanno applaudito anche il carosello finale della sfilata pomeridiana. La fanfara della Brigata Cadore rappresenta per noi un nostro simbolo, perché è un qualcosa che smuove dentro. È solo il primo atto di una lunga serie di eventi celebrativi. Nel 2023 anche la partita a scacchi compirà 100 anni e i brindisi si moltiplicheranno.